Ben ritrovati amici di Viaggio in Molise, siamo all'Istituto PIL di Campobasso per un incontro con i ragazzi per ricordare il trentennale della strage di Capaci, un incontro che ha visto sia la magistratura che l'avvocatura, i giornalisti e soprattutto gli insegnanti, il mondo della scuola. Un momento di riflessione sulla mafia, sulla legalità e sulla coscienza civile. Convegno qui al PIL per ricordare la strage di Capaci, la scuola che vuole essere un luogo della memoria. La scuola è un luogo della memoria che noi teniamo, cerchiamo di tenere viva ogni giorno in classe per i nostri ragazzi, perché come dicevamo si corre talvolta il rischio, soprattutto quando eventi così luttuosi diventano soltanto pagine di storia, di non comprenderne poi fino in fondo realmente il senso. E come in un intervento diceva ora il professor Pardini di storia contemporanea dell'Unimol, questa storia in particolare, la storia di Capaci, la storia di Via D'Amelio, è una storia complicata, è una storia ancora troppo vicina, è una storia ancora difficile da decifrare. Per gli storici, figuriamoci appunto per i nostri ragazzi. Allora intanto noi siamo qui, cerchiamo di ricordarla attraverso le parole di chi l'ha vissuta, di chi ne ha fatto patrimonio individuale, personale, un patrimonio morale impegnativo, ma che dobbiamo portare avanti. Lei da insegnante e da dirigente scolastica pensa che sia possibile creare proprio questa coscienza collettiva nei ragazzi, nei più giovani? Sì, io ne sono fermamente convinta e la scuola può farlo, perché la scuola forse più di ogni altra comunità educante ha tanti strumenti per poter arrivare ai propri ragazzi. Intanto l'esempio dei propri docenti. Stamattina nel mio intervento ho ringraziato tutti coloro che hanno contribuito, le forze dell'ordine, chi ha contribuito a realizzare la manifestazione, ma ho chiesto di poter ringraziare i miei docenti, ma in generale tutti i docenti, perché ogni giorno entrano in classe, ogni giorno si propongono di essere testimoni credibili della cultura della legalità. Quindi già vivere il tempo a scuola con questa finalità è importante. Poi abbiamo i nostri strumenti didattici, lo studio che facciamo attraverso le pagine dei libri che ci sono così cari, le immagini, i nuovi strumenti multimediali, il cinema, tutto nella scuola concorre a tenere viva la memoria e a formare la coscienza civile. I ragazzi devono anche capire in che direzione incanalare le loro sensazioni, le loro emozioni, anche quando sono emozioni negative. Dobbiamo sempre puntare a costruire una società civile migliore di quella che viviamo oggi. Another phone, another spring.
Professor Pardini, lei ha mostrato delle immagini ai ragazzi ripercorrendo degli episodi della nostra storia che hanno segnato epoche, quindi la strage di Capaci, Via D'Amelio, l'uccisione di Aldo Moro, addirittura la strage di Bologna, Firenze, gli Uffizi, l'attentato. E lei diceva anche per molti di questi episodi non si è arrivati poi alla verità. Ma l'impressione che si ha è che la storia italiana sia piena di buchi, però lei ha invitato anche i ragazzi a sperare. Sì, è vero. Certo che a forza di sperare non è che lo Stato e la nostra civiltà sociale, politica, istituzionale progredisca molto. Oggettivamente occorre procedere attraverso dei fatti. Spesso durante queste ricorrenze, queste manifestazioni, si alza la voce dei massimi rappresentanti dello Stato, bisogna fare luce, bisogna cercare la verità. Bene, da un punto di vista storico ci sono i mezzi e gli uomini, le persone, le risorse per poter procedere a cercare di contribuire tutti insieme a fare luce su pagine della nostra storia che sono, secondo il mio modesto parere, ancora molto scure e dai contorni piuttosto sfumati. Ecco, bisogna, credo, da parte delle istituzioni mettere a disposizione le risorse per poter raggiungere questa verità. Se c'è la convinzione di poterlo fare, credo che ci siano i mezzi per poter raggiungere una verità anche migliore rispetto a quella che ci è stata raccontata fino ad oggi. Perché si ha la sensazione che la storia in fondo non insegni? La storia purtroppo procede soltanto attraverso l'acquisizione di materiale documentario. Tutto quello che non si basa su una ricostruzione scientifica e documentata non è storia, è un racconto, è un romanzo. E vorrei dire una leggenda. Noi dobbiamo cercare di fare in modo tale che questa storia abbia un risvolto scientifico e non sia troppo opinabile. Giornate come questa che cosa insegnano ai ragazzi? Intanto credo che abbia permesso questa giornata di riportare la mente ad anni in cui questi ragazzi, per fortuna loro, non c'erano. Certo, oggi questi ragazzi hanno problematiche che non avevamo ai miei tempi, e ai miei tempi c'erano queste problematiche: gli anni di piombo, il terrorismo, le stragi anche di mafia. Ora, riportare ai ragazzi di 16-18 anni questi avvenimenti sarebbe importante, ma sarebbe importante se noi dessimo loro anche una soluzione a quel che è stato. Purtroppo, scusate il gioco di parole, il nostro Stato e la nostra cultura non sono in grado di dare a questi giovani di 18-20 anni quelle risposte che essi meriterebbero, così come tutti i cittadini italiani.